Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Manu e oggi ragazzi siamo qui ritornati sulla serie principale di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Amici miei, oggi siamo qui con il nostro 37esimo episodio. Nello scorso video, allora, abbiamo incontrato una persona che non mi è piaciuto incontrare, cioè si trova più su, cioè vabbè. Vi ricordate del tizio che ha il cartello, vabbè, del gruppo Miceda? Alla fine sono riuscito ad aiutarlo. E vabbè, comunque nello scorso episodio, a parte le cazzate, siamo stati nel villaggio da capo, signori. Mamma mia. Siamo stati esattamente nel villaggio da capo ed ci siamo diretti verso il centro di ricerca di Akkala. Così viene detto dal gioco, ma io lo dirò a Cala perché proprio so io. Mentre, amici miei, a quanto so, i labirinti si trovano sia sopra che sotto, che nella superficie, ma anche nel sottosuolo. Questa cosa è molto strana, ma farò un video apposito dedicato proprio e solo per i labirinti. E siamo stati nel villaggio da capo dove abbiamo salutato la figlia di Miceda, che è partita per la città dei Gerudo. Chissà che cosa accadrebbe se dovessi andare lì alla cittadella e vederla. Chissà. Non arrivano, eh? Che cosa succede? Ma poi quanto tempo hanno intenzione di restare? Potrebbero averci individuato mentre li spiavamo nella rupe. Spiavamo nella rupe. Che faccio se arrivano qui? Ah, scusami, non mi ero accorta di te. È solo che i mostri si sono stabiliti sulla spiaggia di Nord Akkala, ai piedi della rupe di questo stallaggio. Se penso che potrebbero piombare qui da un momento all'altro, mi sale l'ansia. Ecco perché non riesco a concentrarmi sul lavoro. Ho provato a prendere in giro, a chiedere in giro, sperando di trovare qualcuno capace di scacciarli via. Ma nessuno ha voluto accettare. Vedi quel grosso albero laggiù? Se guardi giù da lì puoi riuscire a vedere i mostri. Ma ce ne sono talmente tanti che intimidire chiunque. Da intimidire chiunque. Tutti continuano a dire che i mostri non si avvicineranno allo stallaggio, ma io non ne sono sicura. Non avrò pace finché non se ne saranno andati. Il raduno dei pirati. Mentre, che cos'hai da dire, tuo amico? O sei tu per essere atterrato su questo stallaggio? Devi avere un fiuto da giornalista pari al mio, grazie alla vicinanza del dio dei cavalli e del laboratorio sospetto. Questo luogo dovrebbe essere una miniera di materiale per i miei articoli. Tuttavia, da queste parti nessuno sa niente della principessa Zelda. Beh, sono cose che capitano nella carriera di un reporter. D'un reporter. Suppongo che dovrò svolazzare verso qualche altro stallaggio per raccogliere altre informazioni. Anche con il sole calante sono sempre pronto al decollo. Bene, farei meglio mettermi in volo. Ci si becca. Credevo che mi dasse una quest. Vabbè, ma naturalmente non aveva neanche un punto esclamativo, quindi. E mi sembra anche normale che non mi abbia chiesto nessuna quest. Comunque va benissimo. A quanto pare allora il nostro amico Fen, non so se si chiama Fen, però non so perché mi è venuto Fen. Il nostro amico a quanto pare a volte non ci dà sempre una quest da fare. Mentre sì, c'è il drago sopra di noi, ma non mi interessa. Dobbiamo vedere dove sono i mostri. A quanto sto capendo, dicono che sono questi qui. Io non lo so se ci arrivo, eh. Cioè, non ne ho la minima idea. Credo che dovrei prendere. Ah, sarei dovuto volare. Avrei dovuto prendere un'altra alternativa. A meno che. Oh, ci posso anche andare. Va bene. Allora, ragazzi, oggi abbiamo tante, ma troppe cose da fare. Andiamo a aiutare sta tizia. Che ci dice: ah, poverina, si spaventa dei mossi. Bla 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 bla. Possiamo anche costruire una zattera e andarci così, ma pian piano faremo tutto. Quindi credo che possiamo anche dirigerci da questa parte. E signori, quest'oggi io voglio fare fin troppe cose, raga. Fin troppe. Anche perché, signori, non abbiamo. Dobbiamo sbloccare un'altra fata radiosa, raga. Perché se non la sblocchiamo, niente armatura.
Niente armatura, poca resistenza, cioè significa che prendiamo il culo. Allora, quindi. Mamma mia, raga, quanto mi fa incazzare quando Link non schiva. Allora, mettiamoci uno scudo come si deve, per favore. Innanzitutto, tu vai a cagare. Secondo, mettiamo un'arma come si deve. Ah, ma è questa. Poi. Di nuovo. Ok. Non dovresti morire in acqua? Ma benissimo, mi va più che bene, perfetto. Sai che ti dico? Io, la tua roba, dato che sei un boblin blu, io la prendo più che volentieri. Adesso ne rimangono altri. Ok. Amici, se cadete nessun problema, qui davanti abbiamo una scala in cui possiamo risalire tranquillamente. Quindi risaliamo, orda di mostri. Fuori gioco? Adesso. Vediamo cosa abbiamo da fare. Oh. Piano piano. Piano piano. Piano. Afro qui. Ok. Mentre questo che cos'è? Un bastone nodoso. Lunga gittata. Mamma mia, questo è ottimo. Lo prendiamo. E una volta aver eliminato l'oro, che cosa rimane? Anche perché qui, mamma mia, corazzata. Vedo molta roba qui da lottare, nel senso. Ok, a parte questo, credo che qui non ci sia nient'altro, mentre da quest'altra nave, secondo me, potrebbe esserci qualcos'altro. Qui non c'è niente, saliamo qua. Nient'altro neanche qui. Il Kakuda. Leviamoci dai piedi, Kakuda. Uno. Missato. Ok. Ne manca uno, esatto. Anche se i Kakuda non me li ha neanche contati come mob. Vabbè, come mob dell'Orda dei Mostri. Nessun problema, signori. Allora, adesso dobbiamo andare nell'altra nave. Potrei creare un ponte e andarli ad assaltare. Brutti pirati. Perfetto. Adesso. Andiamo così, dai. E smettila. Yonobo. Ok, stavo scherzando. Che sì, carica, carica. Ok. Bravo, Yonobo, all'attacco. Ok. Attenzione che sento frecce di fuoco, esatto. Mamma mia, vedo dei rocket qua, buoni, molto buoni. Che cos'è questo? Mamma mia, quella è buona per utilizzarla con il compositor. Mentre voglio salire qui. Ascendi. Ok. E una volta qua. Dove sta? Fuori gioco anche tu. E dove stanno gli altri due amici? Ah, c'è un'altra nave. È assurdo, signore. Va bene, allora andiamo. Buonasera. Che bella questa carne. Voleva. Ah, mamma mia, i boblin bianchi, li odio. Allora, signori, mangiamo qualcosa. Uno e due. E uno. Ah, c'è il capobot. Un po' di strike non fa male. Un attimo. Dov'è la matriarca? Vabbè. Guarda dov'è.
Il raduno dei pirati, sfida giornata. Ok, signori, mamma mia. Allora, innanzitutto devo fare qualcosa. Questo lo buttiamo immediatamente. Poi devo fare questo. Ok, ed è già qualcosa. Subito dopo prendiamo questo. Raga, vedo che cosa c'è da lootare. Anzi, dobbiamo andare a vedere che cos'è la ricompensa. E subito dopo ci ritippiamo dalla tipa, così diciamo che abbiamo liberato tutta la zona e così non piangono più. Martello dell'Inox blu. Oddio, non mi va. Mi va più che bene. Va bene, ragazzi, ci ribecchiamo lì. Ok, amici, siamo qui ritornati dalla tipa. Andiamo a dirle che è tutto a posto, abbiamo risolto. Sì, dei mostri arrivano. Bla bla bla. Forse dovrei. Vabbè, sì, raccontaglielo, Link. Oh, li hai sconfitti tutti quanti. Ma come? Tu aspetta che vado a dare un'occhiata. Ah, quella è andata lì al molo. Dicevi la verità. Cioè, ha fatto tutta questa strada per vedere se era vero. Non si fidava di me, vergogna. La spiaggia era piena di mosse e ora non ci sono più. Sei fantastico. Sono incredula perché non sembri poi così forte. Cioè, questa mi sta sottovalutando. Oh! Ma come ti permetti? Comunque ti ringrazio dell'aiuto. Ma non dovrò più avere paura di quei mostri. Ah, quasi dimenticavo. Hai una tessera punti stallaggio? Sì. Aggiungerò 2 punti come ricompensa. Beh, è una briocarota. Buona per i cavalli, bla bla bla. Il raduno dei pirati. Ok, signori, sfida completata. E vi dirò, ne è valsa la pena. Per 2 punti stallaggio, perché no? Comunque, signori, mentre ho aiutato il tipo col cartello, eccetera, eccetera, mentre ero off camera, ho intravisto una cosa che c'era su Breath of the Wild, ma quanto ho scoperto c'è anche qua. E voglio andarla a vedere insieme a voi, immediatamente. Insieme a voi. Basta andare un attimo da questa parte. Mi scordo sempre che non devo attivare la paravela. Maledetto Corobu. Allora, uno, due, tre. Va bene, ci provo. Non era difficile, signor. Non era per niente difficile. Solo che a quanto pare qualcuno a volte ha un po' di problemi. Vero, Link? Comunque, lasciamo perdere, dai. Allora, saliamo, 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 veloci, immediatamente, veloci e indolore. Cos'è? C'era una mela d'oro? No. Quindi dobbiamo andare da questa parte, ragazzi. Ora vi faccio vedere dove mi trovo di preciso. Vedete? Lì, avanti a noi, già si riesce a intravedere qualcosa. E già, per chi ha visto anche la mia serie, ma per chi segue il mondo di Zelda, già sa di che cosa stiamo andando a parlare. Ok, meno male che ho utilizzato Yunobo, così siamo più veloci. Ok. E ragazzi, sembra che sia una fata radiosa, ma non viene pingata nella mappa. Andiamo a controllare di persona che cosa ci... che chi è questa fata radiosa. Per favore, datemi una... Ne basta una. Voglio una briocarota, per favore. Ecco qua, ce l'ha data la tipa. Oh, sto meglio. Le maniere, però. Gnam, gnam, gnam. Ma che delizia! È tornata, che bella, mamma mia. Sei stato tu? Mi ci voleva proprio quella briocarota. Ora che ho lo stomaco pieno posso uscire, ma hai la mia gratitudine. Mi chiamo Ippan e sono la divinità che protegge tutti i cavalli di questo mondo. Vorrei ringraziarti per il mio pasto da per il mio primo pasto da tempo immemorabile, ma ho ancora un certo appetito e quindi ti mangio in un sol boccone? E che scherzetto, non hai un aspetto commestibile? Piuttosto preferirei una briocarota. In cambio posso esaudire i tuoi desideri in materia di cavalli.
Per esempio, sono in grado di riportare in vita i cavalli morti o di potenziare i parametri dei tuoi amici e quindi su Breath of the Wild non c'era questo di potenziare. Ma i miei poteri non sono gratuiti. Portami del cibo. Sì, le briocarote mi piacciono. Non fraintendermi, ma scommetto che tu mangi cose più buone, no? E tutto ciò che definisci un pasto, ecco, portamelo. Se lo farai, esaudirò i tuoi desideri. Non si riportano in vita i cavalli a stomaco vuoto? È una pillola di saggezza popolare sulla divinità dei cavalli. In parole povere, se vuoi potenziare o riportare in vita un cavallo, dovrei offrirmi un pasto. Allora, qual è il tuo desiderio? Potenzia i parametri. Epona, mamma mia, quante, di quale cavallo vuoi potenziare? Se io vado su di lei, posso potenziare la forza oppure la velocità, il vigore, che il massimo è 5, e il traino. Traino, ma per il momento il traino non è che mi interessi. Però, dato che ho le verdure rosolate, in cambio di questo pasto delizioso, ecco fatto. Vediamo cosa succede, guardiamo l'animazione. Ci ha potenziato Epona. Ho potenziato la sua forza. Siccome è più robusta e resistente, il cavallo sembra felice. Wow, che figata! Mentre adesso vuole verdure rosolate XL. Va bene, mentre Max, lui già è al massimo di vigore. Certo, perché il cavallo di Zelda, Shadow e Vesto, e possiamo ancora metterne altri. Wow, resuscita un cavallo. Tutti i tuoi cavalli sono vivi e vegeti. Complimenti. Niente, ci vediamo. Allora, addio. Ascoltate il sound. Vi ricorda qualcosa? Per chi ha guardato la serie di The Legend of Zelda Ocarina of Time, sa di cosa sto parlando. Mamma mia, raga. Comunque, qui abbiamo fonte di Ippan. Allora, signori, dobbiamo fare un bel po' di roba. Qui credo che ci sia un accampamento, ma per il momento lo lasciamo stare, anche perché quest'oggi voglio recarmi da questa parte, sbloccare questo pezzo di mappa, anche perché qui, amici miei, c'è qualcosa di molto interessante. Andiamone a parlare immediatamente. Sì, peccato per la pioggia, ma questo posto, mamma mia, ricorda troppe cose da Breath of the Wild. Quando ci siamo svegliati, siamo scesi sotto la piana delle origini e poi siamo andati verso i Monti Gemelli, quelli lì. Mi trovo qui, ragazzi, perché c'è un sacrario da completare, quindi perché no? Andiamoci. Comunque, ragazzi, vi stavo parlando, che voglio ancora, voglio esplorare quel posto, quella zona. E perché la voglio esplorare? Perché lì, signori, c'è stato. Non ci voglio credere, un'altra prova di questa. Perché lì c'è stato detto dall'orchestra Briglia Sciolta, soprattutto dal capo dell'orchestra Briglia Sciolta, che lì si trova l'ultimo ragazzo, l'ultimo concorrente, chiamiamolo così, l'ultimo musicista della Briglia Sciolta, ovvero quello con il flauto. Allora, tu sei pericoloso. Molto pericoloso. 2, 3. Attenzione, signori. Vabbè, ma non credo ci sia bisogno che io vi faccia vedere per forza il fight. Oh, questo ve lo faccio vedere. Mamma mia. Non era per niente difficile, signori. Mentre qui abbiamo uno scudo molleggiato. Vabbè, ti dirò. Non è male. Mamma mia, però lo scudo micidiale è troppo bello. Lasciamolo perdere, dai. Ok, ci becchiamo fuori. Ok, amici miei, siamo qui in volo. Anche perché credo che sia la scelta migliore per recarci esattamente in questa zona qua. Allora, io non ho la minima idea. Devo girare Link? Sì, adesso di qua. No, ancora. Ecco
Esattamente da questa parte. Ok, benissimo. Allora, signori, non ho la minima idea se queste isolette qui le ho già visitate. Credo però di sì. E anzi, a questo punto potrei anche tipparmi da qui e buttarmi con la paravela. A meno che io scendo anche qua e vediamo se c'è qualcosa di interessante. Non mi sembra però. Andiamo e rechiamoci da quest'altra parte. Da questa parte c'è qualcosa di interessante? Ok, allora vediamo un po'. Innanzitutto qua c'è una cellula di energia zonao. Stavo scherzando. Non succede mai ed è successo adesso. Beh, qui servirebbero i rocket per andare dove? Ma sì, andiamo di qua e basta. Che cos'è quella? Aspetta un po'. Ah, è la torre. Ok. Allora l'avevo già pingata. Lì è la torre che ci interessa. Mentre lì, vabbè, quella l'abbiamo già presa, la lacrima del drago. E ragazzi, vi spoilerò già da adesso che quest'oggi andremo ad attivare un'altra lacrima del drago, la sesta, la settima, che chi se le ricorda, io non lo so, però in ordine cronologico è così. Allora, signori, nel frattempo possiamo anche guardare sotto e vedere se troviamo qualcosa di interessante, ma non mi sembra di non vedere nulla. Comunque, allora, a quanto pare e a quanto so, lì dovrebbe esserci un drago. Non mi chiedete che cosa ci sia lì perché non lo so. Lì su Breath of the Wild c'era un sacrario, ma adesso c'è una voragine. Non lo so, signori, non lo so. Comunque, vorrei anche esplorare queste isole qui su. Anche perché mi sembra. Oh, no, mi sembra sicuramente al 100% non le ho esplorate. Anche perché la torre topografica è proprio davanti a noi. Come potete vedere, eccola lì. Non credo tutta la vita che ci arriverò. A meno che ho un cibo che dovrebbe darmi un po' di rigenerazione, cioè di stamina. Perché? Perché aiutando quel marrano. Sì, let's go. Aiutando quel marrano con il cartello, mi ha dato questi onigiri. Non mi interessa per la salute, pazienza. Però mi ha dato questi onigiri molto utili con il vigore. Quindi direi che siamo anche pronti. Mamma mia, quasi quasi aspettate. Io me ne vado in questa stele. Perché è una stele, giusto? Sì. Mentre qui abbiamo un'altra arena là sotto. Tulin, mi devi aiutare immediatamente, altrimenti non ci arrivo più. Benissimo. Mentre lì abbiamo la torre topografica. Sperando che non ci sia alcun equivoco, qualcosa rotto. Prendiamo subito la torre topografica e ce ne andiamo immediatamente in quelle isole celesti. Ok, quindi esattamente in questo modo e vediamo un po'. Ed eccoci qua. E direi di fare una bella foto. Non così. Dell'Enechiliano antico. Che dovrei farla vedere a quello del villaggio Calvarico. Ma la faremo vedere in caso a fine video. Perché prima mi interessa andare qui alla torre topografica. Ok, c'è anche un sacrario qui vicino. Non ho la minima idea di dove sia. Torre dell'Altopiano Pioppo. Allora, possiamo entrare? Sì. Non funziona, e ti pareva. Però c'è un pozzo. Aiuto! Ok. Ah, c'è gente qua sotto, dobbiamo aiutarla. Vediamo un po', signori, vediamo un po'. Innanzitutto, boom, let's go, entriamo e diamo una controllata. Chi c'è qui sotto? Alve, ma lei che cosa ci fa qua? Ma tu, che ci fai in un posto simile? No, a dire il vero non importa, puoi darmi una mano? Che succede? Ho attivato una trappola nelle rovine e adesso sono bloccato qui. Uff, è un vero pasticcio. Oh.
Riesci a vedere l'interruttore? Usando quello dovresti potermi liberare. Da lì si può entrare nella grotta. È la strada che avevo preso anch'io. Ti prego di liberarmi. Ok, si fida di me. Quindi saliamo qua sopra. Anche perché, quando ho capito, dobbiamo recarci dall'altra parte. Esattamente di qua. Dovrebbe esserci un ingresso di una grotta. Lì c'è gente e vedo un sagrario, sento un sagrario ma non lo vedo. Che io debba entrare qui. Ok, allora qua abbiamo un pozzo, raga. E lì c'è la grotta. Ma se io entro qua, un attimo solo, voglio vedere che cosa c'è in questo bel pozzo. Ok, poi può anche darsi che non ci sia nulla di particolare, raga. Invece c'è qualcosa da leggere che non vi seccate, signori, ma non ho per nulla la voglia di leggere. E saliamo. Vabbè, l'importante è che abbiamo esplorato il pozzo. Sai che cosa c'era? Non c'era nulla di particolare. Mentre andiamo qui in questa grotta, che è quella che ci interessa. Nuovo sito. Cantiere dell'altopiano Pioppo. Puoi sbloccare anche questo sagrario, signori. Ok, niente. E qui cosa c'è? Qua c'è una pressure plate. Lo riesco a prendere? Sì. A questo punto faccio questo e prendo questo. Topazio. E a questo punto possiamo andare anche direttamente noi qui in questa pressure plate, ma qui abbiamo tantissimi lucentini. C'è un passaggio? No, stavo scherzando. Andiamo. Grande, sapevo che mi avresti salvato. Grazie. Ora ho solo questo per ringraziarti. Tieni, è per te, rupia viola. Ok, è proprio per prendere questa che sono finito nella trappola. Non la voglio più, fanne pure ciò che vuoi. Ah, sono in ritardo. Ero stato chiamato con urgenza alla torre topografica. Ah, infatti finisce con da. Ok, saliamo. Molto bene. E una volta qua, dove siamo? Ok, eccoci qui nella torre topografica. Saliamo immediatamente. Funziona ora. Ehi amico, grazie per avermi salvato. Sono qui per della manutenzione da fare alla torre topografica. Il terminale si era rotto per l'umidità, ma l'ho aggiustato in un attimo. Ecco, sembra bla bla bla. Ok, benissimo. L'attivato allora. Ci siamo, funziona adesso. E adesso siamo pronti. La mappa del cielo è stata registrata. Vabbè, anche della superficie, vabbè. Che cos'è quella nube? Non credo ci andrò oggi. Mamma mia, però, che cos'è? Ok, molto bene, ragazzi. Allora, lì è dove c'è la stella dove siamo andati prima. Giusto? Ipotizzo di sì. Sì, sicuramente. Mentre devo e voglio andare da questa parte. Vediamo se c'è qualcosa di utile nel frattempo che ci dirigiamo nella nuova mappa, raga. Allora, dobbiamo cercare uno stallaggio. Questa è una di quelle fonti della forza, della saggezza, non lo so. Però che era utile, me lo ricordo. Mentre qua c'è, prende la foresta, la giungla. Mamma mia. Mi ricordo che c'erano un botto di stallaggi, tra cui ce n'è uno qua.
E ne ricordo anche un altro. Ok, infatti eccolo qua. Andremo in questi due stallaggi, raga. Mentre, vabbè, qui non lo so, raga. Dovrei fare una bella esplorazione. Ma per il momento non c'è nulla, raga. Per il momento no. Allora, in caso poi più avanti potrei anche fare dei video appositi. Proprio faccio. Esploro il deserto, tipo ad esempio. Esploro la giungla. E faccio proprio dei video dove vado ad esplorare le varie zone principali. Allora, qui cosa abbiamo? Abbiamo un golem. Abbiamo una fata che scappa ogni volta. Altra fata che vorrei prenderla anche perché l'ho persa oggi. Vabbè, va, fa un cuore, dai. Mentre questa se ne va. Perfetto, benissimo. Allora, signori, quello è andato via. Dalla sacco, però me lo prendo. No, la pianta del vigore. Mentre voglio andare qua. Voglio attivare questa in questo modo. Un attimo solo, cosa succede se io dovessi andare lì su? Cioè, mi piacerebbe capire se c'è qualcosa di interessante qua sopra. 2, 3, 4, 5. Ok, non, forse sì, forse no. A meno che c'è qualcosa qui dietro. No, assolutamente no. Va bene, raga, andiamo con l'aliante e sbrighiamoci. Anche perché non ho la minima idea di dove sto andando con l'aliante. Allora, prego, si muova. Allora, dobbiamo recarci esattamente da questa parte. Saliamo. Vediamo se ci riusciamo oppure vediamo se facciamo una gran cagata. Ok, signor Link, lei de si deve mettere qua perché noi dobbiamo salire. Le batterie dovrebbero andare e reggere. Saliamo, saliamo. Molto bene. Ok, una volta aver fatto questo, andiamo da questa parte. Vediamo se c'è qualcosa. Innanzitutto abbiamo un bel crea congegni zona. E andiamo a vedere che cosa ha da offrirci. Ok. Saliamo veloce. Perfetto. Butta. Ragazzi, sarà un video un po' lunghetto. E vediamo che cosa ci dà. Ok, idrante, testa di colma, aeroglobo e vettore. Va bene. Una volta aver fatto questo, noi già qui ci siamo stati, a quanto pare. E io non me ne sono accorto. Benissimo. Beh, ragazzi, beh, allora che dire? Direi che possiamo direttamente recarci da questa parte. Forse c'è, qui credo ci sia un golem. Sì. Un guardiano, una cosa del genere. Vabbè, raga, mi tippo con la nostra paravela. Non è possibile, forse ho dimenticato qualcosa. Forse sì, forse no, non lo so. Niente, signori, va bene, sapete che cosa vi dico? Lasciamo perdere il tutto e richiamoci alla torre topografica. E me ne vado un attimo a esplorare questa zona e questa zona. E poi, subito dopo, ce ne andiamo immediatamente qui con la parapella. Ok, ragazzi, siamo qui. Mi trovo nell'arcipelago di Firone. E come al solito non ho la minima idea di cosa ci sia qui. So soltanto che qui abbiamo un sasso e un carogo. Benissimo. Bene, ciao ciao. Allora, una volta aver fatto questo, scendiamo. Vediamo cosa c'è qui sotto. Oh no. Non di nuovo. Offre il cristallo, bla bla bla, luogo indicato della luce che ti conduce alla purifica del male. Perfetto. Sì, ma devi dirmi dov'è il cristallo del lago Hylia. Ah, cioè, aspetta, guardate, raga, guardate. Guardate alla mappa. Io mi trovo esattamente nel posto dove io devo lanciare. Guardate. Cioè, a quanto capite qua. Ok.
Beh, avevo detto che non volevo andarci, ma alla fine. Wow, che figata! Molto veloce e molto figo, signori, molto figo. Wow. Quindi ce l'abbiamo fatta. Entriamo al suo interno. Mamma mia, quanto mi piacciono i sagrari così, raga. Una benedizione di Raul senza non aver fatto nulla di faticoso. Mi piace, raga. Mi piace proprio vincere facile. Squadra di zonaio massiccia, però ho la borsa delle armi piena. Sai che ti dico, questa per il momento non mi serve. Molto bene. E a quanto pare, raga, questa la conta come una grotta. Mamma mia. Però che figata. Cioè, se io guardo verso l'alto, vediamo cosa c'è. Wow. E c'è anche lui. Molto utile. Anche perché ci dà un altro emblema dello spettro. Una volta aver fatto questo, signori, io non credo di fare nient'altro per il momento qui sotto. E mi ritippo la torre topografica. Vedo se c'è il Golmax, credo. In quella piccola arena. E in caso ci ribecchiamo fra poco. Isole del Tuono. Leviamoci immediatamente. Siamo vivi per miracolo, fermi tutti. Raga, mamma mia. Oh, qui sta tuonando perché siamo proprio sotto l'isola, o Isole del Tuono, mi sembra anche giusto che si chiamano così. Però, mamma mia, raga, quanto odio i fulmini. Esiste che ho fatto un video su Breath of the Wild, sulla mia serie, dove recuperavo l'elmo del tuono. Quel video è prende il più visualizzato di tutti e ne sono molto contento. Ma se devo esservi sincero, anche su Tears of the Kingdom, signori, porterò un video dove parleremo di dove trovare il nostro caschetto Elmo del Tuono, perché è un oggetto fin troppo utile. Oh, delle lucciole, fermi. Vabbè. Vediamoci qualche altra lucciola, sì. Mamma mia. Lulin, mamma mia. Va bene. Sì, un bel po' di lucciole ci sono, raga. E poi potrebbero anche ritornare utili per potenziare tipo le armature. Ok, se vi servono le lucciole qua, la selva Sugnant. Ok. A parte questo, avevo visto un rupiniglio e so che dovrebbe esserci qualcosa, tipo una parte sacrario, ma anche la grotta c'è. Eccola qua. Andiamo, 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 raga. Nuovo sito, dove siamo? Mamma mia. Cantiere della selva Sugnant. Wow. Non ho la minima idea di cosa io debba fare. Ah, devo mettere un oggetto in ogni posto per aprire la porta. Ok, ho messo per ognuno un oggetto, così io posso passare da questa parte. E c'è uno scrigno molto particolare. Sfera di energia zona XL. Ci sono rimasto super deluso. Credevo che ci fosse qualcos'altro, però è una grotta e non me la dà come completa, mi sembra ovvio, perché per darla completa deve esserci un rospettro. Ma ah, eccolo il rospettro. Ma come ci arrivo, signori? Come? C'è qualche metodo da questa parte? Devo trovare qualche metodo. Ok, vediamo. Ragazzi, stavo per dire che non ho la minima idea di come andare lì. Poi mi sono reso conto che sono un cretino. Sono letteralmente un cretino e qui c'era un buco per passare da questa parte. È assurdo, signore, assurdo.
Mamma mia, non era neanche così tanto complicato. Se vedete già ero spettro morto, perché ho lanciato una bomba così a caso e l'ho pure eliminato senza neanche volerlo. Benissimo, usciamo di qui immediatamente, dai. Finalmente. Allora, amici, mi trovo qua, come potete vedere, proprio qui vicino alla caverna. E ragazzi, qui ho visto che spawnano dei spadacciofi, raga. Mamma mia, utili, molto utili per potenziare l'armatura da barbaro. Come ripeto, signori, oggi voglio attivare la seconda fata radiosa. E per attivarla devo trovare immediatamente il tipo con il flauto. E devo sbrigarmi. Altrimenti non ci arrivo. Quindi devo recarmi esattamente tutt'altra parte. Quindi da no, no, giusto era, mamma mia. Raga, la giungla è proprio una cosa assurda, ma completamente assurda. Comunque, raga, io esploro qui, vedo se c'è qualcosa di interessante in caso. Mamma mia, fermo! Ferma! Va, fa il cuore, va. Vabbè, non importa, non importa, non importa. Va bene, signori, iniziamo. Ah, un corogo però c'è. No, iniziamo il corno. Corogo. Devo metterti. Innanzitutto devo. Questo devo farlo stare qua. Ce la facciamo? Sì. Benissimo, ragazzi, andiamo. Mamma mia, ragazzi, voi non ne avete idea di quante cagate sto facendo oggi, raga. Mi sono reso conto solo adesso. Per colpa dell'accampamento dei mostri, mi sono confuso. Mi ho proprio perso tutto. Ho perso la cognizione del tempo, ho perso anche dove mi trovavo, ho perso qualsiasi cosa. E mi sono anche disorientato. Ciò sta a significare che stavo tornando indietro. Mamma mia. Mentre andando da questa parte c'è un sacrario. Credo che si intraveda anche di qui. Lo attivo, ma non lo farò assolutamente quest'oggi perché non c'è tempo, signori. Non c'è letteralmente tempo. In caso lo faremo nei video più avanti, cioè lo attivo come punto DTP, ma per il momento no. Mentre se andiamo da questa parte, come potete vedere, abbiamo un fumo, cioè, e ciò sta a significare che siamo arrivati a uno stallaggio. Mamma mia, raga, questo stallaggio era figo perché era pieno di animali, ma proprio pieno. Abbiamo anche il pozzo. Il nostro amico Fenn dov'è? Non lo so. Vabbè, comunque scendiamo un attimo. Abbiamo qualcosa da fare qui? Andiamo a controllare. Mi stanno un po' rompendo le scatole quest'oggi. A parte che c'è un sacco di liche liche sotto questo ponte. Katana della Bronte, attenzione, questa la voglio, ma la voglio. La prendiamo a posto di questa, tanto messa per rompere. Mamma mia. Allora, ragazzi, dopo aver distrutto le cose con Yunobo, qui mi sono imbattuto in dei mostri. C'erano dei liche liche, dei mob, molti mob, direi. Sopra, dopo il secondo liche liche, qui proprio a destra abbiamo qua un buco. Abbiamo un gran deposito di minerali. Mentre se noi non andiamo da questa parte, ma forse questa era l'uscita, e ci rechiamo direttamente qua, dove andiamo a finire? Andiamo a finire in un deposito, dove abbiamo anche uno scrigno che ci dà cuspide ancestrale. Questo è ottimo, molto buono, ragazzi. Va bene, lutto e risalgo. Nuovo sito, Grotta dell'Idorato. Raga, cioè io sono entrato da questo pozzo e mi sono ritrovato qua. Perché? Perché ci c'erano un botto di mob a parte. Comunque, non ho la minima idea se qui in questo lago ci sia qualcosa di utile. A meno che io guardi così. Ma no, non c'era nient'altro, ragazzi. Ho incontrato altri mob. Ho incontrato delle gelatine ciucciù. Dei ciucciù elettrici. E noi eravamo venuti esattamente da là. Basta che esplorate la grotta del pozzo, vi porterà anche qui. Ma, come ripeto, è veramente assurda come grotta. Non me la conta come
come completa, perché a quanto pare c'è anche qui un rospettro, ma non l'ho trovato ancora, ragazzi. Se lo trovo, ve lo dirò. In caso ci ribecchiamo sopra e basta. E a quanto pare nella sala dei minerali ho trovato il nostro amico rospettro. Stallaggio dell'altopiano. Allora, andiamo a ottenere immediatamente i nostri punti. Abbiamo il premio da riscattare. Per il momento niente. Mentre se vado. Oh, la voce di Zelda. Attenzione, ha una quest. Ehi, spiumatello. Non ti ferma neanche la pioggia, vedo. Hai lo spirito del giornalista. Complimenti. Hai fatto tutta questa strada senza neppure un paio di ali. Gira voce che qualcuno sostenga di aver udito niente po' di meno che Zelda nei pressi dello stallaggio. Me lo ha detto l'uccellino. Sono subito volato qui appena ho saputo. Ma c'è qualcosa che non quadra. Ho fatto qualche ricerca e ho scoperto che si sente una voce di notte nella piana di Arafel a nord-ovest. Etemi. Non lo so. Ecco come fa. Ah, etemi. Sembra quasi un incantesimo o una maledizione. Mi viene le spalle d'oca, mi viene la pelle d'oca solo a pensarci. Si dice che tutti i viandanti che hanno udito quella voce inquietante non ne fossero così terrorizzati da abbandonare le armi nella fuga. Mi tratterà davvero la principessa Zelda? Ma se fosse così, perché agisce così? L'unica cosa sensata da fare per scoprire la verità è andare a indagare in piume e ossa. Una voce inquietante. Ok. Sì, vabbè. Allora, dobbiamo andare a indagare a quanto pare. Però ci sono troppe cose da fare. Allora, io direi di fare così. Il ricordo me lo vado a vedere oggi, che è qua. Prima di continuare, poi nel prossimo episodio, cioè nel prossimo episodio, vado a sbloccare quest'altro stallaggio. E vado a completare gli altri sacrari che ho lasciato, come anche questo, eccetera, eccetera. Ed vado a fare la quest. Cioè, la fata radiosa non ci andremo oggi, ma sbloccheremo l'ultimo amichetto. Allora, l'ultimo amichetto, a quanto io so, con qualche mia informazione, dovrebbe essere da questa parte. Eccolo qua, come potete vedere. Mamma mia, adesso credo che. Non so se vi ho messo una foto per farvi ricordare chi sia, ma è un riferimento a Ocarina of Times. Cosa c'è, signore? Hai fatto tutta questa fatica per arrampicarti fino a qui? Perché hai bisogno di qualcosa? O volevi solo sentirmi suonare? Sei dell'orchestra? Eh? Conosci l'orchestra biglia sciolta per caso? E sì, vacci immediatamente e sbloccare la fata radiosa. Grande, l'orchestra si è riunita, sono proprio felice. Però devo fare una cosa. Se prima non risolvo quella faccenda, non posso tornare dai miei amici dell'orchestra. Andiamo giù a parlare. Qui è pericoloso. Ti racconterò quella storia. Vediamo cosa ha da dirci. Quella storia te l'ha raccontata qualcuno allo stallaggio? Dico dell'incendio al Campo Fiorito. Guarda, qui intorno è tutto bruciato. Ho appiccato il fuoco per sbaglio. Dove è bruciato? Scusami, non lo sto vedendo. Lasciamo perdere. Ecco, ho un'amica che si chiama Ait. Voleva vedere un albero scintillante, così le ho promesso che glielo avrei mostrato. Ma un albero così, sì, esiste solo nelle fiabe e io non saprei proprio dove andarlo a cercare. Così ho pensato di crearne uno usando il fuoco. Volevo fare felice Ait, invece ho sbagliato. Ho combinato un pasticcio, non ho intenzione di rinunciare. Sto raccogliendo delle lucciole per usarle. Ok. 10 lucciole ti servono? Spero che le ho. Hai delle lucciole? Se avessi 10 lucciole, ecco qua. Meno male che ce le ho. Sono per me. Se aggiungo quelle che ho raccolto io le altre, le arriveremo a tirare la luce. Potrò finalmente creare un albero scintillante. Grazie. Posso chiederti un altro favore? Volevo che portassi Eight qui finché è notte. Se non hai tempo, puoi portarlo un'altra notte. Ok, vai. È notte. È notte, notte, notte. Sì che è notte, andiamo. La richiesta del flautista. Molto bene, signori. Sbrighiamoci. Chi sei tu? Ah, buonasera. Ormai è notte, ma Fei non è ancora tornato. Dove si sarà cacciato? Vuoi venire con me?
Vuoi venire con me? Eh? Ma fuori piove. Io per ora me ne starò qui tranquilla. Scusa, sta piovendo. Ah, devo aspettare, devo aspettare. Va bene, nel frattempo che aspetto, ragazzi, andiamo a riscattarci qui il nostro premio. Ottieni i premi. Salve, sì. Allora, mi dica che cosa c'è? Sì, bla 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 bla. 23 punti, sella da cavaliere. Mamma mia. Questa è ottima e briglia da cavaliere. Altri 3 punti, otterrai della sella cerimoniale, briglia cerimoniale per personalizzare il cavallo, Link. Ok, ma credo che già ce l'ho sul cavallo di Zelda, ma dettagli. Aspettiamo che finisca di piovere, let's go. Va bene, signore, nel frattempo che attendiamo che finisca la pioggia, andiamo a vedere se riusciamo a sentire qui la voce del nostro amico Fate per completare questa quest. Quindi piano piano ci mettiamo qui e vediamo, perché dovrebbe essere qui vicino, non credo sia lontana la sfida. Ok, poi c'è anch'io, ora la sto sentendo. Da dove viene però? Un pozzo c'è. Un po' inquietante lo è. Ciao. Devo concentrarmi. Scusa, potresti evitare di parlarmi? Sto cercando di concentrarmi. Oh. Concentrazione, concentrazione. Scusa. Aspetta, forse devo andargli davanti. Potresti evitare di parlarmi? Devi concentrare. Che cosa dovresti fare di preciso? Scusami. Ragazzi, dato che quella non vuole che gli parlo, ma se io ritorno di nuovo da lui. Che cosa? Cioè, puoi venire insieme a me? Piano di fra nord-ovest. Andiamo. Sei pronto? Sì, così mi piace. Let's go. Benissimo. Ehi, Spiumatello, da questa parte. Cioè, in pratica io ce l'ho fatta da solo senza di lui. Cioè, ah, mi avrebbe condotto lui. Benissimo. Vabbè, lasciamo stare questo e vediamo un po'. Ehi, Spiumatello. Tranquillo, ma io sono solo una ragazza. Cioè, mamma mia. Potrebbe, sì, non ti preoccupare, ma sappiamo già dov'è. Sento una voce. Altrimenti leggo. Dai. Deponete le armi. Altrimenti. Ego. Non lo so. Forse. Deponete le armi. Deponetele. Altrimenti vi leggo. Ah, era una canzone. Ok. Da ponente librarmi, da ponente altrimenti rinnego. Ah, oh, da dove salti fuori? Hai bisogno? Deponete le armi. Non mi permetterei mai di cantare qualcosa che suoni come un ordine perentorio. Con un ordine perentorio. Da ponente librarmi, da ponente. Sono queste le parole della canzone. Come? Altrimenti vi leggo. Ah, è tutt'altra cosa, ma non mi interessa. Ehi, sei lì, Spiumatello? Tienimi aggiornato. Mamma mia, raga. Mamma mia, come reporter. Sei proprio l'utile in persona. Vabbè. Spiumatello, allora hai trovato la principessa Zelda? No. C'è una ragazza che andava in fondo al pozzo? Pensa un po'. Ma se qui non c'è la scala, come fa quella sta lì? Vabbè. E il pozzo faceva una cassa di risonanza rendendo la sua voce simile a quella della principessa. Siamo a 7, ok. Rupia d'argento. Rupia rossa. Torno subito alla gente. Ok. Credo che il prossimo sarà il prossimo pezzo dell'armatura, intendo, raga. Quindi, eccoci qua. Adesso sono le 2. È notte. Ed è il momento di sbrigarci e andiamo a portare la ragazzina. Ci guardiamo questa cosa questo filmato finale. Sapete? Non lo andremo a vedere quest'oggi il ricordo.
O forse meglio di sì, perché vorrei metterlo come copertina. Senti, andiamo, seguimi. Anche perché mi piacerebbe mettere anche come immagine della copertina del video anche il nostro amico qui, Mucidisse, il flauto. Però, no, dai, meglio di no. Andiamo a completare anche un po' di quest principale. Quindi sì, raga, alla fine confermato, lo andiamo a vedere. Però devo sbrigarmi, perché altrimenti viene troppo lungo. Dove? Ah! Che figata! Che meraviglia! È persino meglio di quello che ho visto nei libri di fiabe, sembra un sogno. Ok, sei contenta, ti ringrazio per avermi mostrato un così splendido albero scintillante. Adesso mi sento molto felice. Ha detto che si sente felice, eh. E ti ha detto che è felice. Che bello. Sono riuscito a farla sorridere davvero. Ma una volta solo proprio non basta, voglio che sorrida molto più spesso. Ho deciso, tornerò insieme agli altri della Briglia Sciolta, dell'Orchestra Briglia Sciolta. Diventerò un flautista ancora più bravo e famoso e trasmetterò allegria a tutti. Io e il mio flauto faremo sorridere Hate tante altre volte. Grazie, signor Spadaccino. Mi ha dato la ricompensa del cortufo bianco, va bene, ora tu ritorna lì immediatamente, ma ci ribecchiamo nel prossimo episodio con lui. Per il momento lasciamo perdere il tutto, anche perché adesso, ragazzi, dobbiamo andare qui all'ultimo ricordo. Ragazzi, come vi ripeto, il sacrario, l'altro posto qui, l'altro sacrario che qua ce n'è un altro, se vi devo dire la verità, lo faremo nei prossimi episodi, ragazzi. Andiamo. Amici miei, neanche a farlo apposta. No, non ci credo, un'altra. Ne sta cadendo un'altra. L'ho presa in volo. Cioè, stavo dicendo neanche a farla apposta. Andando lì verso il ricordo, c'è esattamente una scheggia di stella. Mamma mia. Vado a prendere la stella e dopo la stella, raga, andiamo a vedere il ricordo. Qui dovrebbe esserci il villaggio Valpesca. Mamma mia, che ricordi, signori. Mamma mia. Esattamente, era il villaggio Valpesca. Mar di Necluda. Allora, Zelda, di che cosa volevi parlarmi? Qui non ci disturberà nessuno. Puoi stare tranquilla. Sei proprio una stupida. Però mi sorprende sentirti parlare con questo tono. Se davvero vuoi provare a ingannare gli altri, fallo per bene, burattino di Ganondorf. Credevi davvero che non ce ne saremmo accorte? Beh, ti sbagliavi.
E niente ragazzi, cioè, mamma mia, che ricordo! E qui Ganondorf, vabbè, abbiamo già capito tutti che quella non è Zelda, ma è un burattino di Ganon, e si capiva, raga, ma già si è sempre capita questa cosa, che non era lei la vera Zelda. Ragazzi, siamo arrivati a un'ora, un'ora, in realtà io sono qui da 3 ore che sto registrando, dopo tutti i tagli, eccetera, eccetera, siamo qui da un'ora. Posso confermare, ragazzi, che questo è il mio primo video di un'ora su Zelda. Ed è il mio primo video, lo ammetto, ragazzi, il mio primo video dove faccio così tante robe in un'ora, che a parere mio è pure poco. Perché potevo arrivare anche a 50 minuti dove potevo fare solo determinate cose, ma ho cercato di fare il più possibile in pochi minuti. Cioè, in un'ora, vabbè, ma abbiamo fatto veramente tanta tanta roba. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un bel like. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Raga, oggi è domenica, sono veramente stanco perché il lavoro mi stressa troppo. Ma io i video ve li porto sul canale. Accontentatevi di questo video lunghissimo di un'ora, ma un'ora bella piena. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto ancora. Nel prossimo episodio andremo a fare un botto di roba. Un botto di roba, raga. Qui c'è un sacrario, qui c'è questo, qui c'è questo. Abbiamo lasciato molte cose indietro. Ci abbiamo ancora la fata radiosa da andare a visitare, che è proprio qui. Faremo un botto di roba. Ragazzi, io vi saluto e noi ci becchiamo al prossimo video. Che il vostro numero di quartiere è il vostro cavaliere Link. È tutto. Bella, abbiamo pure recuperato due frammenti di stella. Troppe cose, troppe cose.